Sunt Marinela Ardelean și vă invit în Drăgășani, la Crama Menini. Vom degusta vinuri, vom descoperi povestea Cramei Menini, iar alături de mine l-am pe fondatorul Cramei, Paolo Menini. Bună seara, Paolo! Bună seara, bună seara, grazie della visita! Grazie a voi! E iniziamo un po' a raccontare quello che abbiamo fatto qui a Drăgășani. Esatto. Paolo parlerà in italiano, io altrettanto, però promit că vom avea subtitlu și limba română va fi la îndemâna celor care nu cunosc încă limba italiană. Anche se vivo ormai in Romania da più di 20 anni, è chiaro che il mio romeno è meglio non provarci e vediamo di spiegarsi bene per quello che è questa realtà. In Italia di dove sei, Paolo? Sono toscano, e toscano vuol dire vino rosso, toscano vuol dire la regione secondo me più bella d'Italia, e nativo sono di Prato, che è vicino a Firenze, proprio a Firenze. Cosa hanno in comune Toscana con la zona dove tu hai scelto di creare questa cantina? Allora, Toscana, per questo c'è l'abbinamento della Toscana con Drăgășani, no? Non certo la Romania in generale, ma qui è la zona collinare che assomiglia alla Toscana. È il clima che è similare alla Toscana, anche se qui è migliore il clima perché è più secco, ma è evidente che c'è una fine particolare. Il clima, l'ambiente, le temperature che ci sono qui, quello che è il piacere di vivere in questa zona e dopo aver creato lo spazio che mi serviva, dopo aver fatto una vita di lavoro in azienda, in giro per il mondo, eccetera, ritirarmi qui a Drăgășani è sicuramente una cosa bellissima. E per questo nel nostro motto c'è scritto ho sognato di essere qui. Perché ho sognato di essere qui perché effettivamente se qualcuno mi domanda quanto tempo stai qui, io rispondo l'80% del mio tempo lo vivo qui, anche il 90%, perché è un posto dove mi trovo effettivamente bene. Però io ho visto delle cose all'interno, in quella stanza lì, bella in fondo, qualcosa che copre bene, o abbastanza almeno, la tua grande passione, che è? La caccia è la mia grande passione. Non dimentichiamo che la Romania è il paradiso della caccia. I toscani, come in generale, si caccia dalla piccola caccia fino all'orso, che in Romania si può cacciare fino all'orso. È quello che è la caccia per un cacciatore vero, io mi reputo un cacciatore vero, è l'ambiente. L'ambiente romeno è fantastico. La cultura della caccia che arriva dalla storia, è ancora tramandata. Quando qui vai a caccia il sabato con quelli che abitano nel paese, insieme a loro, che lo fanno solo per fare una passeggiata, e vedi l'impegno, poi la compagnia per andare a pranzo con loro, tutto quello che raccontano, eccetera, è uno spettacolo, cosa che da noi in Italia non esiste più da 30 anni. Come vedi la Crama Menini tra 10 anni? Allora, come vedo la Crama Menini? La Crama Menini, praticamente ormai sono passati 10 anni che la Crama Menini esiste. Abbiamo fatto un percorso con tanti errori dovuti all'inesperienza, dovuti a fare un lavoro che non è il tuo. Tu fai un lavoro che non è il tuo. E quando fai questo errore lo paghi in diverse maniere, per la conoscenza. Io sono una persona che riesca a valutare le persone. Ma è chiaro che non è facile trovare la persona giusta per un lavoro così particolare dove ci sono una serie di personaggi che girano ma che purtroppo la professionalità non è quella che poi servirebbe. Ma non do colpa a nessuno, è colpa mia di non aver gestito bene la cosa. E ora ci stiamo riprovando con il tuo aiuto, speriamo di sicuramente sarà un'opinione professionale eccezionale che ci aiuterà a portare avanti questo progetto. Ho un ragazzo che ha 30 anni e che evidentemente spero di potergli lasciare il futuro
questa azienda, che è sicuramente un bellissimo posto che ho creato per me e che vi garantisco è un piacere stare qui in questa struttura. Delle parole così belle, sembra quasi che non posso più aggiungere altro, perché hai detto così bello, così così completo in qualche modo il messaggio, perché io avrei detto, tornassi indietro, cosa cambieresti? Niente. Niente, perché cioè, è qualcosa di che senti dentro, non è qualcosa che lo dici per fare pubblicità, per dire una cosa, no, è qualcosa che è dentro, perché l'ambiente è sicuramente eccezionale. Io ho il mio cane, perché come abbiamo detto, la passione della caccia, ho il mio cane che con lui è come avere un figlio, perché mi ascolta, è una cosa pazzesca. E quando faccio la mia passeggiata per vedere qualche animale, perché poi non è che questa è la mia zona, no? Allora, non si spara a capriolo, non si spara a fagiani, non si spara a lei, perché mi piace vederle insieme al mio cane. Allora è qualcosa che è difficile trasmetterlo, è difficile, allora. È difficile. Perché tante persone dicono, ma che dici? Vabbè, questo ognuno ha le sue pensieri. Come descriveresti la Romania a una persona che non è mai stata in Romania? Di non ascoltare tutte le chiacchiere che viene detta. Questa è la cosa più folle che le persone, cioè è anche vero che tanti, io faccio un esempio con gli italiani, no? tanti italiani che sono venuti qui con un fare che sembrava che arrivasse chissà chi e poi alla fine non c'era sostanza, no? Ma chi è rimasto, chi è riuscito a gestire, che ha vissuto quelle periodi con delle persone a lavorare insieme, non può capire che si può lavorare, quello che può succedere. Poi, ripeto, è come approcci la cosa, ma quando tu vai in un paese estero, tu devi capire le persone che vivono in quel paese. Non puoi arrivare e dire, io sono italiano. Sì, allora? Sono italiano. Allora, in quel caso lì, avendo capito come funziona, ho avuto delle soddisfazioni nell'azienda che poi ho ceduto, eccezionali. Per quelli che non lo sanno e non conoscono il tuo passato, che azienda avevi prima? Ho iniziato nell'anno 2000 un'azienda che produceva e produce ancora delle barre d'acciaio cromato per il settore idraulico, cilindri idraulici, eccetera. L'idraulica, per farti un esempio, è quella che manda al mondo. Senza idraulica il mondo non funziona. E allora quell'azienda lì, che è nata per caso, avevamo una piccola azienda che faceva quel lavoro in Italia, piccola, non tanto piccola, ma un'azienda, e da lì, dal 2000 al 2014 che l'ho venduta, nonostante il periodo della crisi del 2009-2010, è arrivata a fatturare 80 milioni di euro e ho venduto il 100%, ma era tutto il mondo che voleva quell'azienda, fondi di investimento, tutto quello che si può immaginare arrivava a comprare quell'azienda. E quello che ripeto sempre, ero io con 500 persone, amici rumeni. È bella questa cosa, perché tu definisci le persone che lavorano con te, che lavorano per te, amici. Perché questo è il segreto, come dicevi prima. È il segreto di avere qualcuno che collabora sempre con te, che ti crede, ti ascolta. È chiaro che bisogna avere anche la fortuna di fare l'azienda nel posto giusto. Perché l'azienda nel posto giusto? Perché dove l'avevi l'azienda? L'azienda era Tirgovist. Tirgovist c'era un'acciaieria, la più grande, la più bella acciaieria che poi è stata distrutta dai russi, dalla politica, secondo me, è stato quello il problema. Allora, il personale era già nel settore, perché quando tu devi formare un'azienda e non hai il personale del settore, è chiaro che diventa molto, molto più difficile. E lì è persone che tutte le macchine che abbiamo fatto all'interno le abbiamo fatte da soli con delle squadre di personale locale. Tutta una serie di ragioni. L'acciaio costava molto poco, trasporti che non esistevano perché avevamo l'acciaieria a 200 metri. È chiaro che c'era una serie di ragioni. Questo è stato successo con quell'azienda che è arrivata a essere il numero uno al mondo nel giro di neanche 15 anni. Quindi evidentemente è chiaro che è stato un bel successo. E quello che ti auguro anche con la Menini, con la cantina Menini? Me l'auguro, perché anch'io me l'auguro, Marilena, perché secondo me questo posto merita di andare avanti in un certo modo, con una certa soddisfazione, e far arrivare le persone che vedono quello che si può fare insieme, pranzare insieme,
bere un vino buono, che sicuramente il vino ha delle qualità importanti. E non dimentichiamo che questa è una zona, questa zona che faceva parte di una stazione di ricerca, si parla di 300 anni fa che è iniziata la storia del vino in questo, proprio questa fermo. È chiaro che continuare una tradizione, continuare a far vedere che si può fare del vino particolare, ma fermo restando che la Romania ha fatto passi da gigante per quanto riguarda la qualità del vino e la penetrazione nel mondo, si vede premi da tutte le parti. E questo speriamo che anche Crama Mennini, con il tuo aiuto e con l'aiuto di tutti, si riesca a fare questo. Piacere.